appena terminata per il torneo calcetto la sfida tra Sciascia Mane e Bar Michelangelo con risultato di 16-1. Vediamo, qui con noi c'è Sagiomo, autore di Ben Seriti. Una grande vittoria da parte vostra, 16, con 15 gol di scarto, avete da subito fatto capire che volevate questi 3 punti. Sì, ci serviva questa vittoria per poter andare avanti nel torneo per i 3 punti e per avere un piazzamento migliore poi per i quarti. Questo era l'importante. Oltre alla tua prestazione davvero eccezionale, da sottolineare quella di Vivenzio con le sue progressioni sulla fascia. Vivenzio penso che sia un giocatore con più talento nella nostra squadra, l'ha dimostrato anche oggi, diciamo, una spalla sopra gli altri. Forse l'unica pecca della squadra è che tentate sempre di arrivare in porta con tutti i palloni anziché provare la conclusione. Questo infatti è una pecca che molte volte non ci ha permesso di magari tenere come delle altre partite e di buttare a vento qualche punto. Adesso è probabilmente quasi matematica la qualificazione diretta ai quarti di finale. Diciamo, pensate di fare qualche acquisto per migliorare questo vostro difetto? Non lo so, bisogna parlare con Andrea Amato. Io è la prima volta che vengo, lo sono in lista, spero di poter venire anche nella prossima partita. Va bene, ringraziamo l'intervistato. Grazie. E da Caravaggio è tutto. Buonasera dal Caravaggio, Real Grotta che ha appena battuto 11-3 il Carlitos Travel, siamo con l'Adattico Giuseppe con la prestazione. Grazie. Avete battuto i primi in classifica, andate quindi almeno due nella la penultima, siamo arrivati alla penultima, scusatevi, giornata della Milan League. Come è andata la partita? No, bene, abbiamo fatto una grande partita contro la prima in classifica, i Carlitos, che è una buonissima squadra. Questa partita è stata una buona partita per noi, per loro di meno. Ci siamo divertiti, è importante che sono arrivati 3 punti al Real Bruttavecchia. Hai dovuto carburare un po' per poter esprimere poi il tuo calcio abbastanza buono. Diciamo. Ah, sì, vabbè, i primi minuti un po' la squadra andando in vantaggio si è un po' allentata. E poi dopo abbiamo capito che la partita era molto importante e ci siamo dati tutti da fare. Primo tempo teso, nel secondo poi avete dilagato, sì, facendo 7 reti. Il primo tempo difficilissimo perché i Carlitos hanno tenuto bene, poi il secondo tempo abbiamo dilagato come ha detto il nostro giornalista. Ecco, Carlitos che nell'ultimo periodo sta venendo un po' meno, Real Grottavecchia che invece sta andando sempre più forte. Noi siamo onorati di aver avuto queste parole e giocheremo sempre a meglio come stasera. Quindi all'ultima giornata dovete sperare che Carlitos perda e voi, diciamo, dovete vincere per magari avere il primato in classifica. Vabbè, noi speriamo che Carlitos la prossima perde senza... Vabbè, comunque la regia adesso ci sta veramente cacciando fuori. Ok, vabbè, salutiamo Andatti, non vedo le sezioni da Caravaggio. Ciao. Salve, siamo qui dal torneo calcetto, qui con noi c'è Dello Stritto, autore di una grande prova nella partita appena terminata tra Blue Brother e Real Porto con risultato di 8-6. Allora, un primo tempo in cui avete sofferto molto gli avversari, forse siete entrati in campo un poco convinti già di aver vinto la partita? Forse sì, diciamo più che altro un po' lenti nei movimenti, nel marcare, forse questo che ci ha un po' fregato l'effetto inizio della partita. Forse, come hai detto tu, all'inizio la partita un po' molli, si è visto anche dal fatto che tu hai segnato le 3-4 reti tutte nel secondo tempo, sei partito fortissimo e poi anche Ardito mi dà sempre una mano lì davanti. No, sì, Massimo gioca molto bene in avanti, è il nostro punto di riferimento. Se non giocate voi la squadra non gira, c'è da sì, fare. Anche se nelle ultime 2-3 partite ho giocato un po' più arretrato, cioè dare una mano in effetti nelle ripartenze. Sta andando bene per adesso. A questo punto state facendo di partita in partita, state scalando la classifica, un piazzamento migliore ovviamente per trovare una squadra più debole e guarda. Adesso ci stiamo divertendo, poi vediamo come viene, così ce la prendiamo. Va bene, ringraziamo l'intervistato e Caravaggio è tutto. Antonio Danise, fuoricortese, complimenti per la prestazione, buonasera. Fuoricortese che ha appena battuto 9-2 il Bet Factor nel playoff della Master League. Avete passato il turno, sfiderete in semifinale il Boys Traiano, squadra comunque di alta fattura. Ecco, parliamo della partita, bella partita dominata soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo c'è stato qualcosa di più agli avversari. Sì, diciamo che il secondo tempo dopo un 4 gol di margine di vantaggio siamo un po' lasciati andare, no? Comunque abbiamo tenuto anche il secondo tempo. Parlando della tua prestazione, un poker da parte tua questa sera, diciamo che sei in forma in questo periodo.
Diciamo che questa partita la sentivo particolarmente, anche perché dopo aver perso nella fase a gironi, in quel modo, questi playoff abbiamo lottato fino alla fine, soprattutto per vincere la prima volta. Adesso aspetta poi strano, sicuramente una difficile partita, però come siamo messi in campo con, diciamo, fisicamente abbastanza bene, ce la possiamo anche giocare. Con il girone col Bet Factor avete perso, sì. Quindi siete prese una bella rivincita. Ma diciamo che questa rivincita, questa vittoria contro il girone, comunque vincere nei playoff è sempre molto più importante. Ci sta sempre un po' di nervosismo in questa Forlì-Crotese, anche quando il risultato è l'acqua. Sì, diciamo che noi siamo fatti così, purtroppo se non giochiamo con il nervosismo non siamo noi. Quindi fa parte del nostro carattere. Antonio Danise, Forlì-Crotese, complimenti per la stazione, da Millennium. È appena terminata per il torneo calcetto la partita tra Massimo e la Pizza e Mappet con il risultato di 8-2. Allora partiamo da Crispoli Vincenzo, una grande prestazione da parte di tutta la squadra. Complimenti. Inizio un po' sofferta, poi pian piano avete preso il largo e avete dominato. Sì, una buona partita, che posso dire, sono ritornato, ho dato una mano alla squadra. Si è visto la maglia della questa sua stasera. Diciamo che comunque la manovra è stata sempre fluida sin dall'inizio. Ma ci vado da solo, lo so, eh. Che posso fare? Però c'è stato comunque fatto anche il portiere. Anche il portiere, addirittura. Comunque sicuramente un grande Basile in mezzo al campo, sì, che vi dà una grande mano, diciamo, sia in fase copertura che in fase avanzata. Sì, un ottimo acquisto Basile, serviva a questa squadra. Adesso passiamo a Radice. Allora, ancora altri tre gol per te. Altri tre gol per te, adesso diciamo la classifica cavallo di vincerla, non è più un sogno. Non è più un sogno, ci siamo qua. Quindi diciamo non temi proprio più nessuno a questo punto. No, uno solo temo. Cioè dici. Il mio socio. Zatar. Solo di cui mi metto, ma poi del resto. Non è proprio di nessuno, diciamo. Solo lui è quello. A questo punto il primo posto è quasi certo, quindi diciamo che pure il quarto di finale dovrebbe essere abbastanza abbordabile. Sì, dobbiamo vincerla per forza. Un altri 8 gol. Per forza altri 8 gol. Questa volta ne faccio fare io di più al mio capitano, al mio vice Zatarra. Scusi Vincenzo che si è lamentato che avesse meno gol del previsto. Va bene, ringrazio gli intervistati e da Caravaggio è davvero tutto. Davvero? Bacio a tutti i miei fan. Buonasera Gianluca Esposito, capitano del Real Corso che nel playoff contro il New Team ha vinto 10-3. La partita di senso 1, ottima la prestazione, arrivate quindi ai quarti di finale, ai semifinali, scusami, contro i Puma. Come è andata la partita? Partita, siamo partiti subito in discesa, quindi comunque eravamo concentrati, stavamo bene fisicamente. Stranamente Stefano Antonini, il nostro attaccante, era in gran forma, perché ogni tiro, ogni colpo di testa ha fatto gol. Diciamo che la loro squadra era niente di chissà che cosa, però giocavano benino. Diciamo che abbiamo impensierito poche volte, sì. Hanno trovato i gol su punizione. Esatto. Tu hai un'ottima prestazione a puntatore di un poker questa sera, ecco, sei particolarmente in forma, questo è un buon segnale per il raccorso. Sì, sicuramente. Per le prossime partite avremo comunque. Cioè, eravamo senza cambi stasera, quindi naturalmente le prossime due partite. La prossima, e volendo anche le prossime due, sperando, le faremo con 6 o in 7 massimo. La prossima sarà contro i Pumas, squadra ovviamente già vista nel girone, finì 6-6, una partita incredibile, c'era lepre nel percorso. Ah sì, iniziamo senza lepre. Iniziaste senza lepre. E vincevamo 5-1. Poi entro Ciccio al secondo tempo e cambiò un po' la partita, perché comunque lui è portato a inserire un nuovo gioco, cioè lui comunque prende iniziativa e quindi non abbiamo avuto più lo stesso gioco del primo tempo. Come trovasti il Pumas? Diciamo che siamo tre squadre dall'inizio del torneo, ho pensato sempre che queste tre squadre potessero giocare alla pari, che sono il Pumas e anche il Boys Traiano, proprio 50-50. Va bene, bocca al lupo per i quarti.